Annunciamo anche se manca il relatore. Eccolo. Ah, allora. Un minuto. Perfetto. Neanche il neanche. quarto d'ora accademico. No, il minuto accademico. Chiedo scusa. Sì. Arriverà ancora qualcuno, tanto in questo orario così mattutino. Quando la Mariana mi guarda, io sono basso. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo al nostro Coffee Tech numero 186. Ringrazio tutti coloro che sono qui in presenza in via San Vincenzo 2 al sesto piano, quelli che sono riusciti a prendersi il caffè, il nostro relatore Luca Beltrametti no, ma lo prenderà dopo. E ringrazio coloro invece che sono collegati da remoto. Come sapete, abbiamo un collegamento Zoom che ci permette di raggiungere anche coloro che non sono qui in presenza. Il nostro Coffee Tech è in diretta sulla pagina di Confindustria su Facebook e sarà disponibile anche poi per una visione successiva se fosse interessato. L'iscrizione è cambiata, avete sempre il link di Eventbrite all'interno dell'invito che ricevete settimanalmente, quindi esatto, il link è sempre lo stesso e vi chiediamo sempre di farci sapere la vostra presenza per questioni organizzative, come potete comprendere. Quest'oggi diamo il via al capitolo relativo all'università e ricerca, in particolare all'università, al mondo dell'università che chiaramente, come tutti sappiamo e conosciamo, ha un ruolo cruciale per l'incoraggiamento e il sostegno verso l'innovazione dell'innovazione, che viene attuato in diversi modi. L'università è chiaramente un centro di ricerca di primo piano, dove docenti e ricercatori lavorano su progetti avanzati per portare a nuove scoperte, nuove tecnologie, offre programmi di studio specifici che consentono agli studenti di specializzarsi in campi determinati, acquisendo competenze e conoscenze necessarie per far evolvere questi stessi settori, funge da ponte tra il mondo accademico e l'industria, quindi la partnership tra università e aziende, technology transfer, facilita lo sviluppo di nuovi prodotti e processi e servizi e poi è fonte spesso di incubatori di startup e innovative. Oggi abbiamo qui ospiti da noi due esponenti dell'Università di Genova, stimati per le loro relative competenze in ambiti differenti, ma che ogni tanto si riuniscono. E ringrazio Luca Beltrametti, professore ordinario del Dipartimento di Economia, e Flavio Tonelli, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale dei Trasporti. Sottolineo le diverse facoltà proprio perché è da queste diverse sfere che oggi avremo dei punti di vista forse diversi, lo scopriremo, sull'argomento che a noi è molto caro della transizione sostenibile e in particolare dei costi relativi ad affrontare questa transizione. Ci siamo lasciati all'inizio dell'anno, qualcuno di voi lo ricorderà, parlando proprio con Flavio sugli aspetti oscuri della transizione insostenibile, l'avevamo già definita tale. Avevamo identificato quelli legati all'economia e alle politiche industriali che influenzano come l'evoluzione della tecnologia e le modalità della produzione industriale. Avevamo accennato all'importanza degli investimenti in ricerca e sviluppo, alla mappatura delle risorse e al tempo necessario affinché il progresso tecnologico sia reale e fattivo. Oggi siamo qui per fare il punto sugli investimenti stimati necessari fino al 2030 per contenere il riscaldamento globale di 2 gradi, sulle soluzioni individuate su quei paesi che si stanno impegnando per portare avanti questi obiettivi. Non dimentichiamoci che la sostenibilità si basa sulla difesa dell'ambiente, ma se economia e società non riescono a preservare un livello di vita soddisfacente per le generazioni future, forse abbiamo l'obbligo di domandarci se la strada individuata è quella giusta e quella corretta. Quindi sentiamo i punti di vista dei nostri due accademici e iniziamo con Flavio. Totale relax, direi. Vai. Grazie, grazie, grazie. Uso questo. Usa quello che magari te lo gestisci meglio. Se riesci a mandarmi un proiezione.
Benissimo. Un po'? Sentite, sì? Ok. Faccio il timer così non mi dilungo eccessivamente. Forse funziona. Proviamo. Aspetta, vai, prova tu. Vedi, oggi non aspetta, funziona. Ma no, è acceso. È sicuro acceso. Non funziona. Va bene. E poi dare anche il mouse, mi va bene uguale. Ad ogni modo, dunque, ho dato un altro titolo che voleva essere nuovamente un po' provocatorio. Green Deal e oniriche aspettative di un futuro che non verrà. Questo sempre per inquadrare il tema 8-9 mesi dopo con un impeto di entusiasmo. Abbiamo tentato nel nome del Dipartimento di includere anche l'economia, ma i colleghi economisti non ci sono stati, hanno deciso di rimanere con loro. Allora, guardiamo a quello che è il concetto del percepito analizzato. Allora, perché, qualcuno mi dice, ma perché ti occupi di queste cose? Non ce la possiamo fare. Ok, se sto vicino. Allora, mi occupo di queste cose, come diceva il mio capo tanto tempo fa, tutto quello che non viene pubblicato non esiste, e in parte ha in qualche misura ragione. Allora, nel 2022, come gruppo di ricerca, abbiamo iniziato a occuparci di simbiosi industriali, quindi dell'interazione tra materie prime, materiali ed eventualmente rifiuti di prodotti industriali, in una logica di grande scala. Abbiamo pubblicato questo articolo che peraltro ha vinto anche l'excellence annuale di quel journal lì a livello europeo. E l'abbiamo pubblicato con questo signore qua che vedrete tra poco, Govindan Kannan, è uno dei grandi, del mondo della ricerca su queste tematiche. Subito dopo, a seguito di uno studio che è durato un anno e mezzo, abbiamo pubblicato quest'altro articolo, La transizione ai veicoli elettrici e l'economia, a impatto zero, un modello basato sulla circular economy e sulla stakeholder theory e sull'approccio, di tipo complessivo. Se guardate questo signore, oltre ad avere un ruolo alla South Denmark University, c'è anche un ruolo in Cina e un ruolo in altre particolari realtà come quelle della South Korea. E cosa emerge da questo studio in modo quasi quantitativo? Emerge che la transizione, sostenibile dei veicoli elettrici nei tempi imposti dalla Commissione europea avrebbe portato a tutta una serie di discontinuità nei prossimi anni, compresi problemi sulle materie prime, sull'occupazione, sui costi e quant'altro. Quindi, chiudo, non sono solo percezioni, sono analisi, nel senso che abbiamo preso dei numeri, li abbiamo frullati, questi numeri li abbiamo frullati per diversi anni, li abbiamo sottoposti a dei reviewer esterni e di journal internazionali, quindi non è neanche una cosa fatta in casa tra di noi, tra quattro amici che hanno pubblicato un articolo da qualche parte. Devo anche dire che la prima versione di questo articolo incontrò un certo tipo di resistenza da parte dei revisori che dice sì, ma un modello di questo tipo in qualche modo mette in difficoltà il Green Deal e il Fit for 55, e dissi questa è la realtà, per cui se non volete pubblicarlo pubblichiamo da un'altra parte, ok? Questo per darvi un po' riferimento. Nell'ultimo Coffee Tech, se già ricordato prima da Valentina, ingegnerizzare la transizione gemella, gli aspetti oscuri di una transizione sostenibile, vi dissi che nei successivi 6-8 mesi sarebbero accadute tutta una serie di fattacci, no? Sembrava tutto già scritto, tutto completo, tutto finito, tutto definito, e invece ci sono stati tutta una serie di fattacci. E non sono finiti, nel senso che ce ne saranno degli altri nei prossimi mesi del 24. Questo nasceva da due articoli pubblicati a primavera del 22, poi in estate del 22, transizione green, un suicidio industriale che fare, la transizione energetica sostenibile la stiamo affrontando nel modo giusto. Risposta a queste due cose qua circa un anno dopo, sì, in qualche misura, sia per via politica che per via industriale, di cui parlerà poi in modo molto più preciso il collega Luca Beltrametti, stiamo andando verso una sorta di semisuicidio industriale e non la stiamo affrontando nel modo giusto. Qua è la foto che molti di voi conoscono, questa è una rassegna dei miei post LinkedIn da gennaio fino a oggi, quindi è stato semplice realizzare la presentazione perché di fatto ho ripreso la cronologia.
Questa è la fotografia dei paesi in blu che dal 2035 non immetteranno più motori a scoppio, ok? Non è una presa in giro, è proprio vera questa, cioè siamo proprio solo noi, ok? E tutti gli altri continueranno a usarli, i nostri peraltro, cioè quelli che noi non produrremo più, in realtà li andiamo a produrre da un'altra parte perché qualcun altro continua ad usarli. Quindi quella che sembra una barzelletta porta, a questo punto tu me le giri, perfetto, perché sei anticipativa. No, tu fai il segno, però. Ah, io faccio il segno. Bene. Funziona. Allora, dopo il nostro... È analogico questo sistema, è bellissimo, ma funziona. Dopo il Coffee Tech, feci un post alquanto provocativo. E nel giro di pochi giorni andai in competizione con la famiglia Ferragnez, cioè questo post ottenne 285.000 e oltre visualizzazioni, cosa stupì sostanzialmente tutti. Dice, ma come fai un post e ottiene 285.000 e oltre pubblicazioni, 355 commenti, 1989 reazioni, che voleva dire che tutto sommato il tema era relativamente caldo, ok? Quindi arriviamo a oggi. Io questo l'ho ho rubato questa foto, ritorno al reale, no? Dopo che ci siamo trastullati sull'altalena del pneumatico a 5.000 metri di quota, adesso cerchiamo di tornare ai presupposti della vita reale, cioè di quello che ci aspetta. Questi sono due trend in evidenza. Allora, sul lato sinistro, molto in piccolo, devo sforzare la vostra vista a tutti i costi, è Our World Data, e dice che Asia e Cina sono quelle due righe blu che si impennano in modo mostruoso, sono le emissioni annuali di CO2, mentre quella rossa in fondo, che decresce costantemente, è l'Europa 27. Ma visto meglio dall'altra parte, perché ho detto facciamo uno spaccato un pochino più ampio, abbiamo che l'Europa decresce su base stabile da circa 30 anni le emissioni di CO2, mentre a partire sostanzialmente dall'inizio degli anni 2000 la Cina esplode e continua ad esplodere. Quello che vi avevo detto già a gennaio, cioè noi pensiamo di ridurre dell'X% le emissioni di CO2 complessive, mentre India e Cina crescono del 5% complessivo all'anno su base stabile e cresceranno fino al 2060. Qualcuno ha scritto in questi giorni che pensare di contenere quella fatidica soglia dei 2 gradi, ammesso non concesso che ci sia una correlazione diretta con la CO2, tutto ancora da verificare e dimostrare, ma di fatto se non c'è un coinvolgimento da parte della Cina è sostanzialmente impossibile e o velleitario a seconda della scelta del tempo. A questo punto qualcheduno si chiede, dice, ma questa elettrificazione è un problema dal punto di vista dell'automobile che ha i motori elettrici? No. L'automobile che c'è i motori elettrici è una figata pazzesca, funziona benissimo, c'è un progetto dal punto di vista meccanico e di efficienza incredibile. Il problema sta a monte, sta nel come andiamo a immagazzinare questa energia che trasferiamo al motore elettrico, e qualcuno ha iniziato a porsi il problema di quali sono i materiali che finiscono mediamente all'interno di una batteria elettrica. Qua si sprecano analisi di tutti i tipi, dove si legge tutto il contrario di tutto. Sono tonnellate per chilogrammo di batteria elettrica, sono milligrammi per tonnellata di batteria elettrica. Gli ordini di grandezza saltano, nel senso che si legge qualunque tipo di cosa. Allora, quando qualcuno si chiede quali sono i contenuti, emerge un fatto: che bisogna costruire le batterie. Ma chi l'avrebbe mai detto? Il problema è non tanto quello di costruire le auto elettriche quanto quello di costruire le batterie. E allora ci sono tutta una serie, non troverete quasi mai la stessa testata giornalistica, nel senso che sono tutte diverse, ho fatto di proposito così almeno non mi vengono a dire che mi sono polarizzato con uno o con l'altro. Parla Carlson, costruiremo la Gigafactory ma non a Scarmagna, l'auto elettrica nel 2035 è un errore. Come? Cioè, abbiamo appena detto che dobbiamo costruire le batterie elettriche in Europa, ma qualcuno dice no, attenzione, c'è un problema che è che le batterie sono dominate dalla Cina. Che sorpresa, chi l'avrebbe mai detto? Perché? Perché 6% vengono prodotti negli Stati Uniti, 6% vengono prodotti in Polonia, gli altri tutti, l'11%, 77% la Cina. Questo è un dato del 2022. Allora, è curioso come l'idea di affrancarsi da una dipendenza dai combustibili fossili che ha un'origine prevalentemente mediorientale nordafricana si sposti di fatto a una dipendenza strategica dagli Stati Uniti, ma in larga parte dalla Cina. Tradotto in altri termini,
abbiamo deciso di spostare una dipendenza geopolitico-strategica da un punto del globo ad un altro. Va bene, supponiamo che per ipotesi possa avere un senso. Andiamo avanti, ci leghiamo a stretto filo da Cina, non so quanto possano essere contenti gli Stati Uniti di questo accordo strategico tra le parti, prossimo futuro, ma diciamo che andiamo avanti e supponiamo che questa ipotesi sia vera. La Commissione Europea stima che lui avrà bisogno di 400 gigawatt di capacità di batteria entro il 2025. 2025, vorrei farvi presente che è dopodomani, cioè se dovessimo iniziare a costruire le fabbriche oggi, cioè finito il Coffee Tech, partiamo e andiamo a costruire le fabbriche nel 2025, siamo già in ritardo, non ce la facciamo. Per riuscirci ci vorranno molti investimenti. Il Financial Times li ha calcolati intorno a 78,2 miliardi di dollari, soltanto che per costruire le Gigafactory. Ok? Batterie, la corsa dell'UE per l'autosufficienza servono le Gigafactory. Ma negli stessi giorni, mesi, dice addio a Britishvolt, fine della più grande fabbrica europea di batterie per auto elettriche. Perché? Perché ci siamo improvvisamente resi conto al passaggio 1 più 1 che per produrre le batterie elettriche servono le materie prime e le energie. Anche qua, chi l'avrebbe mai detto? Le materie prime chi ce l'ha? Noi no. Dice, ce l'ha qualcun altro, ce le facciamo vendere? No, ci vendono le batterie, per quale motivo dovrebbe vendere? Ma anche qualora ci dovessero vendere per malaugurata sorte le materie prime, abbiamo bisogno di energia, una quantità di energia che non abbiamo, quindi non abbiamo l'energia per produrre le batterie. Potete immaginarvi se abbiamo in questo momento l'energia per produrre le batterie e per ricaricarle. È un mistero, diciamo, tutto da risolvere, tutto irrisolto. Ma uno dice, Brexit, hanno fatto questo casino, l'hanno fatto solo nel Regno Unito. No, è fallita anche l'iniziativa Italvolt, quindi ci siamo andati a stretto giro dietro. Le uniche due grandi gigafactory nuove che si pensava di fare sono fallite miseramente. In realtà due le abbiamo fatte, sono prevalentemente localizzate dove l'energia costa meno perché bruciano carbone e lignite. Notizia di questi giorni, la Germania ha appena riaperto due centrali a carbone, tra le più inquinanti in assoluto, e la Polonia sta andando a lignite e carbone da diversi anni perché così contengono i costi dell'energia elettrica. A riprova di questo, improvvisamente sul monitoraggio delle emissioni di CO2 a livello mondiale, Polonia e Germania ad un certo punto, qualche mese fa, scompaiono, i dati non sono più presenti, qualcuno si lamenta, diversi mesi dopo tornano fuori e diventano marroni, quasi tendenti al nero, per la quantità di CO2 che emettono. Oggi Polonia e Germania emettono la metà delle emissioni di CO2 dell'intero continente europeo, 27, che per la precisione è del 7% sul totale, ma il 3,5-3,7% sono solo a carico di Germania e Polonia, che peraltro sono in crisi industriale perché non hanno abbastanza energia per produrre. Andiamo oltre. Qualcun altro dice, vabbè, facciamo una proiezione, una stima di quello che saranno eventualmente le materie prime necessarie per affrontare questa transizione. Il fabbisogno mondiale di metalli e minerali nei prossimi 30 anni sarà maggiore di quello degli ultimi 70.000 anni. Mi sembra una premessa ottimale per dire che stiamo andando verso una transizione sostenibile di contenimento delle materie prime, di sostituzione di tutto ciò che non funziona oggi, con qualche cosa che in 30 anni consumerà l'equivalente degli ultimi 70.000. Metalli rari, news on economy, metalli insufficienti per la transizione verde e i prezzi impazziranno. Qualcheduno improvvisamente si rende conto, tutta questa roba qua, sono nuovi portatori di date, ma se andate al mio profilo LinkedIn sono tutte cronologicamente, è una cronologia, siamo partiti da gennaio, stiamo andando ai giorni nostri. Cioè, di fatto, qualcuno dice, ma anche supponendo di andare a scavare queste quantità di 1000 tonnellate, e che succede in termini di prezzi? Le maniere vanno aperte, ammesso non concesso che sia possibile aprirle. E i prezzi esplodono perché la domanda cresce in modo esponenziale. Quindi se ci aspettiamo che le batterie scendano enormemente di costo per un fattore industriale, può darsi che dal punto di vista industriale il guadagno marginale ci sia, ma sul fronte delle materie prime io la vedo complicata. Tant'è che McKinsey fa un'analisi e dice, bene, ma questi materiali servono solo per le batterie elettriche? No, ma servono per un sacco di altre cose. Non è che ci sono solo le batterie elettriche nella transizione verde. Nella transizione verde ci sono i pannelli solari, le paleoliche, offshore, ci sono le auto elettriche, ci sono tutta la parte relativa. Poi una mappatura
ed esce sul Sole 24 Ore dopo un po' di mesi la sfida titanica ma necessaria di riaprire minieri in Europa. Cioè qualcuno a un certo punto dice: ma calma, noi ce l'abbiamo le materie prime, non è vero che non ci sono, perché sì, ci saranno zone del mondo dove ce ne sono di più, ma non è che da noi non ce ne sono. È che noi abbiamo deciso circa 30-40 anni fa di chiudere le miniere. Perché abbiamo deciso di chiudere le miniere? Perché inquinava. Quindi questo era insostenibile. Allora, anche qua appare complicato capire come in una transizione sostenibile riapriamo le miniere che abbiamo chiuso 30 anni fa con un ratio di consumo che sarà da 10 a 30 volte superiore. Questo è un problema e non è una sfida titanica, direi che è qualcosa di... Tant'è che poi riesce sotto un altro articolo, la guerra in Ucraina ha costretto l'Europa a pensare a come svezzarsi dal dominio russo per quanto riguarda il settore minerario. Miniere sotto case rinnovabili, una disconnessione tutta europea. Ok? Quindi questi, attenzione, che questi qua, che lo scrivono, non è che fanno Greenpeace, non è che si stanno occupando di una no profit organization, cioè si fanno metalli. Cioè questi si occupano dei metalli, si occupano delle estrazioni dei metalli, della dinamica dei metalli, questi dicono che questa è una disconnessione cognitiva tutta europea. Ovviamente negli articoli si trovano molto di più. A questo punto, 7 mesi fa, accade quello che a gennaio era ritenuto impossibile. Dice il voto rinviato, data da destinarsi, su stop auto diesel e benzina nel 2035. Ascoltate la voce di milioni di italiani ed europei, rinviato a... un balletto del rinviato, non è rinviato, rinviamo, non rinviamo, gli e-fuel sì, gli e-fuel no, biocombustibili sì, biocombustibili no, sta di fatto che improvvisamente tutta una serie di paesi che avevano votato contro, si erano astenuti, iniziano ad andare sul fronte del forse non è una buona idea andare avanti su questa transizione. Tant'è che a questo punto anche Bloomberg Business Week dice: beh, facciamo un articolo, vediamo un po' come sta andando il mercato automobilistico in termini di Cina, e scopre che la Cina sta diventando un colosso nella produzione di autovetture elettriche e che ha pronto un piano di esportazione verso l'Europa. Questo piano di esportazione verso l'Europa improvvisamente sorprende tutta una serie di soggetti. Allora, i cinesi preparano l'invasione in Occidente. Volvo, che peraltro è di proprietà al 100% Geely, quindi Cina, e che ha deciso di mettere le macchine elettriche di alta gamma in Europa, ma di usare le motorizzazioni combustione interna per il resto del mondo, si dice: io licenzio 1.300 dipendenti in Svezia, cioè va tutto bene, non ci sarà nessun impatto dal punto di vista occupazionale, però tanto partiamo dalla nobile Svezia che ha Volvo, che è di proprietà cinese, e licenziamo 1.300 persone. A seguire è successo questo in Volkswagen, in Ford e in tutta un'altra serie di cose. Ma Tavares Stellantis improvvisamente, preso da un fulmine di coscienza, dice: ma non è fattibile produrre auto elettriche a basso costo in Europa. Possiamo produrre solo il segmento premium, ma il segmento premium se lo possono permettere il 3% della popolazione, 5% della popolazione, che da un certo punto di vista va anche bene. Non è una transizione tutta elettrica, è una transizione a chi si può permettere l'elettrico se lo compra, tutti gli altri continuano ad andare in macchina come riescono, se possono ancora andare in macchina. E questo l'ho chiamato il Green Deal alla pechinese. Il Green Deal alla pechinese, Europa verde, nuova politica incoerente, traveti ridicoli. Auto, l'industria cinese prende piede con questa 2% del mercato italiano. L'ultimo articolo, la transizione energetica parla cinese, nel cellulare Pechino ha il monopolio. Sono tutti articoli che riconoscete dalla carta di colore non bianco, da dove possono potenzialmente prevenire, non è la Gazzetta dello Sport. Ecco. Alcune certezze che ci portano alla conclusione dei 20 minuti. Come? Lei alcune tra le varie certezze ce n'abbiamo una, quella che era ritenuta l'impossibile certezza. Questo signore qua è il motore ideologico del Green Deal e del Fit for 55. Improvvisamente ha dato le dimissioni. Ci aveva dell'altro da fare. Probabilmente i nipoti l'hanno chiamato a fare il nonno, chissà. Solidità granitica dell'Europa, questa è degli ultimi giorni, sono arrivati i giorni nostri. Dombrovski: abbiamo le prove che l'importazione di veicoli elettrici cinesi danneggia l'industria nell'UE. No. Ragazzi, non sto scherzando, ha avuto il coraggio di dichiararci. E a seguire, von der Leyen, auto elettriche, perché non sarà facile l'inchiesta UE sui sussidi cinesi. Milano Finanza News.
Allora, è chiaro che chi deve investire, operare in un mercato di questo tipo, trova nella risposta granitica dell'UE sicuramente delle risposte solide dal punto di vista strategico, e quindi diciamo che le imprese che hanno innestato la retromarcia, questo è aprile 2023, quattro volte, sono tornato un attimo indietro, c'è il motore del termico, parte la retromarcia. Siamo in un contesto nel quale, devo dire la verità, che la politica europea ci ha messo del suo, ma anche le imprese europee ci hanno messo del loro nel far finta di non capire che cosa stesse succedendo, perché, come dicevo con lei al telefono ieri, o io e lui avevamo capito tutto 2 anni fa. E la domanda è, ti hanno chiamato da Deloitte Mondo, da McKinsey Mondo, per andare a fare l'advisory strategico a 5 milioni di euro l'anno? No, sì, non voleva dire, è arrivato in ritardo. Perché se avessi questa capacità divinatoria, immagino che a questo punto sarei nel mio ufficio a New York a guardare dall'alto e a dire il mondo andrà così. È probabile che invece non abbiamo alcuna capacità divinatoria, abbiamo semplicemente letto i dati, li abbiamo messi in ordine, e che qualcheduno che ha pagato 5 milioni di euro all'anno non li ha voluti leggere. Questa è la soluzione più semplice che mi viene in mente. Chiudo con dire quali sono le cose più veloci sulla Terra. Il leopardo, l'aeroplano, la velocità della luce, e diventare specialisti nell'ambito della sostenibilità, che è diventata la moda degli ultimi 5 mesi. Sono tutti specialisti di guerra, di questo, di quello. Adesso sono tutti specialisti di sostenibilità. Quindi improvvisamente il mondo è diventato un mondo pieno di specialisti di questo tipo di cose. Chiuso, ho chiuso. Grazie. Lascio la parola al... Grazie Flavio, sei stato brillante come sempre e anche puntualissimo, e credo che dobbiamo tutti riconoscere a Flavio che davvero è stato molto lungimirante, è stato tra i primi a sollevare queste questioni e a dirci che il re, se non è proprio nudo, quantomeno è poco vestito. Direi che siamo, insomma, provo a sviluppare un po' il tuo ragionamento. In questi ultimi tempi o mesi, insomma, ho un po' studiato le vicende dell'auto cinese. E effettivamente la tendenza, che abbiamo già visto nelle ultime tue slide europea, è la colpa a questo punto la buttiamo sui cinesi, che sono cattivi, sono anche un po' imbroglioni, noi siamo persone corrette per bene e adesso andiamo nei guai per colpa dei cinesi. Questo onestamente a me dà un po' fastidio, perché mi sembra davvero che l'Europa abbia smarrito se stessa. Cioè, se leggi un po' questi articoli sull'auto cinese, viene citato questo detto cinese, credo attribuito a Deng Xiaoping, che dice attraversare il fiume tastando le pietre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi da ragazzini abbiamo attraversato qualche torrente, e se una persona ha un minimo di saggezza non è che dice passo di là, punto. Tasta coi piedi le pietre, vede se ce ne sono di scivolose, che si muovono, e cambia un po' la traiettoria della traversata in base alle pietre che trova. Qui abbiamo poi un esperto. E alla fine uno dice, ma guarda, questi cinesi sono straordinari, eccetera. Sì, però alla fine è un po' quello che l'Europa, quando aveva un po' di senno, faceva. Perché se pensiamo a tutta la vicenda dell'Euro 1, Euro 2, Euro 3, fino a Euro 6, vediamo un percorso che dal 1993 al 2015 contribuisce non poco a costruire un'eccellenza assoluta, o perlomeno a confermare un'eccellenza assoluta dell'auto europea nel mondo. Ed è una logica che alla fine i cinesi avranno una loro saggezza millenaria, oppure semplicemente hanno guardato quello che faceva l'Europa e l'hanno applicata all'auto elettrica. Se andiamo a vedere quello che ha fatto la Cina sull'auto elettrica, credo che per onestà intellettuale dobbiamo dire, uno, che si sono mossi molto per tempo, sono stati molto svegli. La prima legislazione che incentiva l'auto elettrica è degli Stati Uniti del 2008,
I cinesi arrivano nel 2009, l'Olanda arriva nel 2010, l'Italia ha la prima legislazione sull'elettrico nel 2013. Quindi quando noi cominciamo a parlarne, i cinesi sono già 4 anni che si occupano di questa cosa. La Germania addirittura dopo di noi, nel 15. Quindi la prontezza dei riflessi dei tedeschi è abbastanza imbarazzante. 6 anni di ritardo sui cinesi, che in queste cose sono cose importanti. E come dicevo, c'è nella logica cinese la logica che abbiamo usato noi con l'euro 1, euro 2, euro 3, cioè di alzare l'asticella tecnologica in maniera progressiva e in maniera ragionevole. I cinesi sono partiti nel appunto 2009 incentivando l'acquisto di veicoli ibridi con un parametro molto semplice: tanto più questo veicolo ti fa risparmiare carburante rispetto a un parametro medio di veicoli a combustione interna, tanto più ti incentivo. Quindi la logica era: tanto più sei efficiente nel risparmiare carburante, tanto più ti incentivo. Nel 2013 già la legislazione cambia e diventa finanziamento in base al numero di chilometri che il veicolo può fare in modalità full electric. Tanti più chilometri tu puoi fare in full electric, tanto più io ti do un incentivo se lo compri. 2013, quindi l'anno in cui l'Italia ha mosso i primi passi in una legislazione in cui si incentivava l'elettrico, ma senza neanche spiegare. Poi alla fine abbiamo visto che era mild electric, di con prestazioni davvero modeste. Negli stessi anni in Cina si andava a vedere quanto tu facevi in full electric, per darti, quindi una Fiat 500 mild hybrid nel 2013 in Cina avrebbe ricevuto 0 di incentivi, 0, perché era già roba vecchia. Nel 2015, quindi 2 anni dopo, si passa a una incentivazione, a me sembra, Flavio molto più esperto di me, ma ancora più precisa, nel senso che si va a vedere la densità energetica delle batterie, la velocità massima e il consumo di energia elettrica per 100 km. Quindi c'è la logica di dire: io ti metto un'asticella sempre più alta e faccio in modo che questi veicoli, quindi se oggi, come giustamente ci ricordava Flavio, noi abbiamo il 77% di batterie prodotte nel mondo in Cina, i fattori sono tanti, sicuramente la disponibilità di materie prime, sicuramente una politica estera anche aggressiva nei confronti dei cinesi, scusate, degli africani, di paesi africani, eccetera, sicuramente un costo del lavoro che, nonostante gli aumenti degli ultimi decenni, è ancora inferiore a quello occidentale, però è anche frutto di una costanza e di una ragionevolezza nell'approccio. Che altro dire? Perché noi europei ci siamo comportati così? Cioè, un altro aspetto che... Perché poi ci sono incentivi finanziari, sono quelli che sono collegati alle cose che ti ho detto, poi se qualcuno è interessato posso dare un po' di numeri più precisi. Ma ci sono poi tutta una serie di incentivi non monetari. Per esempio, nelle città più inquinate, tipicamente Tokyo, Pechino e Shanghai, ci sono quelle che a noi occidentali paiono delle drammatiche limitazioni della libertà, cioè c'è un contingentamento delle targhe disponibili. Quindi non è che uno si può comprare la macchina liberamente, perché ci sono un certo numero di targhe. Tanto è vero che il governo ha introdotto dei meccanismi di asta o addirittura di lotterie per assegnare queste targhe. Ripeto, la mia prima reazione è stata: ma guarda che paese liberale che ti contingenta il numero di targhe disponibili. Però il numero di targhe disponibili per i veicoli elettrici è illimitato. Quello che però alla fine l'Europa fa è di dire: fino al 31 dicembre del 2029 il numero di targhe per i veicoli diesel è illimitato, ne potete comprare quanti volete. Dalla mattina dopo ne potete comprare 0. Quindi diciamo che non è che l'approccio europeo sia proprio poi così liberale, non solo, ma l'impostazione cinese, che sembra così liberale, è concentrata in alcune grandi città dove oggettivamente c'era un problema di smog e di inquinamento veramente terrificante. La qualità dell'aria a Pechino 10-15 anni fa
era un qualcosa di davvero pericoloso per la salute. Quindi dire io contingento il numero di targhe per benzina, per veicoli a benzina che si possono immatricolare nell'area di Pechino, sì, certamente è una violazione delle libertà economiche delle persone, però diciamo che è graduata nello spazio e regolabile con un fine tuning, per cui io un anno te ne posso dare un po' di più di targhe, un anno un po' di meno, non tutte le targhe che vuoi e poi improvvisamente zero. Anche qui io vedo della follia nell'impostazione europea. Andiamo a... Che poi voglio dire, quello che mi fa rabbia è vedere che alcuni aspetti che io considero positivi delle politiche cinesi che hanno portato al successo nell'auto elettrica c'erano in tutto il percorso da Euro 1 a Euro 6. Perché, per esempio, tutta la logica dell'Euro 1, 2, eccetera, primo, è un divieto all'immatricolazione di veicoli che non... Però poi, nella fase successiva di divieto alla circolazione, c'è in linea di principio una graduabilità nel tempo, ma soprattutto nello spazio. Cioè si riconosce che la provincia di Enna è diversa dal centro di Milano o dal centro di Francoforte. Per cui è ragionevole, anche se a entrambi noi dà un po' fastidio, che il sindaco di Milano si svegli la mattina e dica da domani gli Euro 4 non entrano più. Mentre magari il sindaco di Enna è più tollerante. Dico Enna per dire una provincia lontana da noi. Quindi nella logica Euro 1, Euro 2, Euro 3 c'era una possibilità di fine tuning. E c'era la possibilità di fine tuning sia nel dire poi i legislatori successivamente decideranno quali veicoli non potranno proprio circolare sul territorio nazionale e le autorità locali, creando ma anche dei disagi, quindi ci sarebbe anche da discutere su questo, perché diciamo, c'è un'imprevedibilità nelle azioni dei sindaci che magari è dannosa per l'industria. Però diciamo che la logica che prevede che le norme possano essere diverse tra un territorio e l'altro, tra la Finlandia, che va dalla Finlandia alla Sicilia, è ragionevole. Ma anche la Cina, che pur, come ci faceva vedere Flavio, ha avuto un boom enorme di veicoli elettrici, se uno va un po' a approfondire, scopre che in 9 città, e non vi elenco, ma insomma sono le principali, nelle quali vive meno del 10% della popolazione cinese, ci sono più del 60% dei veicoli elettrici cinesi. Quindi la Cina è una roba enorme, ha una leadership nell'auto elettrica, ma è un fenomeno ancora oggi estremamente circoscritto alle grandi città, come forse è giusto che sia, nel senso che le ragioni per elettrificare la circolazione delle auto nelle grandi città sono oggettivamente molto forti. Quindi, vista così da lontano, sembra una realtà omogenea, ma se uno va a vedere un po' più nel dettaglio si accorge che anche dentro la Cina, ripeto, il 60% delle auto stanno in 9 città dove abitano meno del 10% della popolazione cinese. Quindi è ancora un fenomeno molto circoscritto localmente. Giustamente Flavio diceva il tema dei prezzi. Cioè, se tutti improvvisamente decidessimo di avere un'auto elettrica, è evidente che il prezzo delle materie prime schizzerebbe verso l'alto. Abbiamo avuto, ai noi, una conferma col 110% che ha drogato il mercato edilizio. I costi dei manufatti, dei semilavorati e dei materiali per l'edilizia sono esplosi. Perché? Perché la domanda era drogata. Quindi questo è. Ho ascoltato, devo dire, un intervento che mi è sembrato molto interessante del capo dell'ufficio studi di Toyota, che sostanzialmente dice: noi Toyota, che comunque è il primo produttore al mondo, o se non lo è più, non lo è più da pochi mesi, superato da qualche cinese, che lui dice con la quantità di litio che usa la Tesla per fare un'auto, noi ce ne facciamo 5. Quindi, visto che c'è
ci sono degli oggettivi colli di bottiglia nella pipeline per produrre le auto elettriche, la nostra scelta di proporre l'ibrido per un periodo di tempo più lungo è una scelta che permette a questi colli di bottiglia di essere risolti, permette all'offerta di crescere in maniera meno traumatica e, non lo diceva, ma ha un impatto inflazionistico anche inferiore. Questo si coniuga anche con l'esigenza di dire: se io ti incentivo un ibrido a condizione, per esempio, che il tuo veicolo possa fare 200 km in full electric o 100 km in full electric, io posso in qualche modo conciliare la qualità della vita nelle città con il tema, con la necessità di una transizione verso l'elettrico, che io francamente non discuto. Può essere che questo sia, anche se a me piace più pensare a un mondo un po' più plurale dal punto di vista tecnologico. Adesso i tedeschi, che devo dire, negli ultimi anni mi sembra veramente che abbiano un po' smarrito una loro capacità strategica, perché dopo aver sostenuto Timmermans nel modo più determinato sul full electric, poi si svegliano la mattina e dicono: ma ci sono anche gli e-fuel. Allora, se io metto un e-fuel in una Porsche, non è che la qualità della vita in città migliori, perché il rumore è lo stesso, l'inquinamento è lo stesso. Cioè, semplicemente io do a uno che ha la Porsche la possibilità di comprare un e-fuel che oggi costa 12 euro al litro, credo, probabilmente sviluppando la tecnologia il prezzo potrà scendere, ma che incorpora una quantità di energia mostruosa. Vedevo questi studi abbastanza comici che ti dicono: visto che gli e-fuel, se non vogliamo essere proprio imbarazzanti, comici in modo imbarazzante, li dobbiamo produrre con dell'energia da fonti rinnovabili, perché se usiamo gli idrocarburi, quindi è evidente che dobbiamo usare delle fonti rinnovabili. Dove prendiamo l'energia rinnovabile sufficiente per produrre delle quantità industrialmente rilevanti di e-fuel? In Arabia Saudita. Perché? Perché c'è tanto spazio, c'è tanto deserto, c'è tanto sole. Quindi, e in più c'è già tutta una logistica pronta per portare qua questa roba. Questo davvero sarebbe un esito abbastanza paradossale, far venire con le petroliere gli e-fuel dall'Arabia Saudita. Prodotta sì col solare, però poi già le petroliere non è che viaggiano proprio a vela. Questo per aggiungere qualcosina, ma forse mi fermo e lascio spazio. Grazie Luca. Quindi siete d'accordo? Quindi siete d'accordo alla fine, dai. Sì, siamo d'accordo. Qualche domanda, qualche intervento? Allora abbiamo lasciato per una volta 15 minuti per le domande e risposte. Adesso posso fare una domanda. Io ho un'auto elettrica 500 e un ibrida plug-in. E volevo anche la moto, peccato che le moto non le fanno, che per Genova potrebbe essere. Abbiamo l'idea del secco. Non c'è una BMW, uno scooter. Sono andato ieri a vedere, c'è un negozietto che sarà con un tabacchino che vende moto, perché per dire, cioè. Allora, ce l'avete moto? Se arriviamo a 125, se io sono mio figlio, siamo tanti, 160 kg in due, devo andare, datemi una cosa, un Forza 300, sono 13.000 euro. Che l'energia elettrica costa di più, quindi alla fine spendo il doppio per fare cosa? Mi tengo il Forza 300 che va benissimo, però. Quindi non esiste il mercato, non esiste il mercato della moto elettrica, a parte i cinquantini che sono poco più di biciclette. Questo è già un esempio. La mia esperienza è positiva in generale, ovviamente, però adesso, diciamo, il costo non c'è nessun ritorno economico nell'andare elettrico. Ho parlato ieri col capo del Spazio Genova, ma se di qua che mi ha venduto al 500, dice, guarda, non ne vendiamo, e chi fa componenti auto elettrico, dicevo prima, è fermo, dice guarda, non farne più perché tanto non serve. Quindi l'auto elettrico, il mercato dell'auto elettrico è crollato miseramente, proprio per ragioni ottiche, costano il doppio, l'energia praticamente la paghi con la benzina, o forse anche di più, perché se succede qualcosa ti schizza il prezzo e sei fregato. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli che non può succedere. Di fatto, quello che si diceva prima, un ibrido plug-in che abbia quei 50, 60, 70 km di autonomia, è l'ottimale, perché io adesso prendo la macchina, vado in ufficio, la metto sotto carica e ho la mia autonomia per muovermi in città, che è comodo. Detto questo, quindi mi sembrerebbe, dalle conclusioni che se ne possono trarre, che una politica ragionevole vada inquadrata in questa direzione, dal punto di vista del
mettiamo l'auto elettrico, c'è l'elettrico in città, perché quando c'è davanti ho un cinquantino che va con la miscela, oppure uno di quei Larry Davidson, che ha un cuore mostruoso, oltre puzza, non vedi l'ora di spararlo, perché sennò si. Per cui credo che per arrivare a una conclusione sia proprio importante dare una nuova visione politica al tema. Ecco, questa è la mia testimonianza. Grazie. Vuoi rispondere? Allora. Sì, se volete commentare. Ma magari vediamo qualche altra, poi rispondiamo. Sì, va bene. Come vuoi tu. Il commento italiano a Finlandia, come sempre, è interessante. L'allusione di Flavio e di Luca mi sembra di poter sintetizzare nel senso della dimostrazione con i numeri della follia europea e della saggezza cinese. Prova a ribaltare totalmente, popperianamente, il tema, nel senso che la proverbiale, magari anche genetica, saggezza cinese è molto agevolata, credo, dal fatto che economia e politica parlano la stessa lingua, ragionano come l'unica cosa e come tale possono fare la cosa giusta, magari attraversando il fiume con saggezza, leggendo i numeri, capendo cosa è giusto fare, e si può fare la cosa giusta, ma anche prendere la più solenne cantonata. Per esempio, nel 1979, se non mi erro, questa saggezza, questa saggissima nazione, ha varato la politica del figlio unico, che credo sia stata interrotta per legge nel 2013, dopo 33 anni, ma 33 anni di demografia figlio unico, credo, di numeri alla mano, di poter prevedere che genereranno conquassi abissali nella demografia cinese nei prossimi anni, abissali. E in più, siccome le cose, oltre che pianificarle, si scontrano con quello che fanno le persone, oggi che non c'è più una norma che sanziona il secondo o terzo figlio, ma i cinesi fanno figlio solo, comunque, in prevalenza. Perché la gente si abitua secondo stile di vita, cioè non è un obbligo di fare già figlio, naturalmente in Cina. E allora, questa cosa, secondo me, è per il più pazza della pazzia ostopostatale europea nell'ambito dell'auto elettrica. Tornando all'Europa, sicuramente, anzi, io ringrazio Flavio e anche Luca, ma dico della narrazione che è nata qua, quindi venite al coffee, perché è interessante, che ha in qualche maniera predisegnato, dicendo è insostenibile questa cosa, cose che poi in realtà sono capitate. Perché abbiamo le ultime slide dicono che è stata fatta enormi marce indietro rispetto a ciò che si riteneva poco tempo fa. Ma se questa cosa accade, accade perché? Non perché si sia convertito, cioè Tinemans si è andato a vista la Madonna di Lourdes e ha cambiato idea, ma perché in una economia liberale ci sono diverse componenti. E per quanto riguarda il mondo che rappresento, che è assolutamente complesso, come tutto è complesso nell'economia liberale, la richiamo la ragionevolezza, ma è proprio possibile, cara politica, semplifico, fare questa roba qua? Cioè il mondo dell'impresa, parliamo di automobili, legato all'automobile, non è che è stato fermo in attesa che qualcuno si venisse, oppure che le elezioni olandesi o cinesi o tedesche o italiane avessero delle idee diverse. Questi anni sono mossi e gli obiettivi di questa attività di lobbying del mondo che rappresento si vedono nel e-fuel, io penso si vedranno sui biocarburanti, io penso si sono visti la settimana scorsa con la schiera sul Euro 7 che ha disciplinato tutto meno che i limiti di emissione, quindi credo ci siano mille motivi di retromarcia che stanno dentro una società che ha 10.000 difetti, ma operianamente è una società tutto sommato liberale e aperta, dove chi porta interessi scientifici, economici, politici, demagogici, voglio dire, è in grado di poter esprimersi, e da questa dialettica, voglio dire, forse si può tornare indietro, quello che altrimenti bisogna aspettare che il gerarca di turno che comanda in Cina decida, perché l'ha deciso saggiamente, che la politica adottata 33 anni prima era sbagliata. Sapete come? Allora cambiamo. Ma sono passati 33 anni, la vita demografica non è così tanto banale questa storia qua. Ultima osservazione, da questo punto di vista c'è una cosa che a me ha toccato moltissimo, perché poi l'automobile non capisco niente, come di tutto gran parte, ma quando mi sembra chiaro. Flavio ha accennato questo tema delle miniere. Io trovo
di primaria importanza. Ebbene, io nelle miniere, che sono un micro operatore che vede le cose, io conosco, Val e conosce Valentina che segue questo settore qua, giacimenti conosciuti, sfruttabili, di cui si pone il tema cosa ne facciamo sul parco del Monte Begua, in Val Graveglia, dietro Chiavari, dove ci sono miniere, sicuramente giacimenti minerari, di, no, non di, di carbone, di cobre, di ferro, d'anio e non solo di ferro. Di cui si pone il tema in tutta questa logica, cara comunità italiana, barra genovese, barra ligure, cosa ne facciamo? Il dibattito, tranne forse queste sale, è, ma di, scusate, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, è inimmaginabile non soltanto sfruttare i materiali, pensare soltanto ai materiali che ci sono, esplorare che cosa c'è e che con quale tecnologia è possibile estrarre in maniera non inquinante, per esempio. Allora, questa che mi sembrerebbe saggezza di andare con le cose, è inimmaginabile. In Cina qualcuno arriverebbe e direbbe si fanno tutti i commissari, avere classificato, faccia anche il commissario alle miniere. Da noi è impossibile. Non so se arriveremo, però questo è l'argomento. Io personalmente sono abbastanza ottimista, cioè preferisco vivere in questa Europa pazza che in una Cina che decide che le dà per le cose 40 anni non farò più. Velocemente. Devi schiacciare, se no non ti sente nessuno. Un po' perianamente validare quello che hai detto sulla Cina. Cioè, perché io ci vado da 20 anni abbastanza. La politica del figlio unico del 79, molti anni fa, sono finita di andare. Nel 2013. Posto che io frequento cinesi e tutti mi dicono, gente della mia età o quasi, che dice suo fratello, sua sorella, quindi probabilmente che ha avuto è sfuggita di mano. Nelle grandi città, guardate, ma nelle campagne non credo che avessero fatto neanche. Credo che tu pagassi una multa. Quindi sì, quelli ricci potevano fare. Ufficialmente pagavi una multa, io ho dei fornitori che sono molto distanti, che hanno avuto il secondo, uno addirittura il terzo figlio, ha pagato, mi sembra, cifre intorno ai 15-20 mila dollari di penale per il secondo figlio, questi ufficiali. Poi ci sono sì, quelli non ufficiali. Ma quello che mi... Ma delle amicizie personali, va a vedere la piramide demografica della Cina, se non ti allarma... No, è vero, cioè, sono tanti anziani, no? E questo sicuramente ha un impatto, però quello che mi premeva dire è che, soprattutto dal 2001, quando la Cina è entrata nel WTO e quant'altro, questi hanno imparato benissimo a fare quello che facciamo noi, a copiare, eccetera, eccetera. Quindi su quel modello lì, a me sembra che il tema sull'efficienza delle decisioni che prende questo connubio tra economia e politica, ci sia comunque da, insomma, da discutere. Sì, sì, io penso. Poiché questo argomento fa parte dell'insieme del riscaldamento globale, non so quanta parte, quanta percentuale di inquinamento sia riservata all'automotive. Avete delle percentuali suddivise in altre sezioni per individuare se stiamo parlando di un argomento blu o che è paragonabile ad altri? Ovviamente siamo qui anche perché c'è stata una politica che deriva anche da 80 anni di pace in tutto il mondo, o circa tutto il mondo, diciamo qua in Europa. E quindi siamo andati in un processo di globalizzazione, per cui si pensava che siamo tornati indietro al baratto, io faccio questo, tu fai quello, ce lo scambiamo. La guerra in Russia ovviamente ha creato una dissociazione totale da questi principi e il SFR si fa sì, indubbiamente è tramontato. E cosa fa con la Cina intanto? È andata in Africa e quindi ha creato una politica di approvvigionamento che l'Europa è totalmente assente in una politica internazionale, perché non possiamo parlare di Europa. Se ne parlava quando io ero a Bruxelles nel 62-65. Adesso è una cosa allucinante. Quindi bisogna ragionare anche in termini di scelte politiche che vanno insieme certamente a scelte di carattere economico, ma come voi dicevate prima, non sempre l'una parla con l'altra. Grazie.
Volevo mettere un altro punto riguardo ai materiali, questi che la comunità europea chiama materiali critici. Noi gli stessi discariche di batteria litio oppure componenti elettronici, eccetera, sono estremamente densi di questi materiali, più che le miniere naturali. La politica dell'Europa vuole incentivare questo processo di economia circolare, ciononostante è veramente difficile metterlo in pratica. Posso provare a dare una flashata su tutti e lascia te, perché poi se non andiamo fuori e veramente non rispondo, ma esaustivo, rispondo per spunti. Tema hybrid. Curletto, hai ragione, peccato che Sala due giorni fa abbia detto che le automobili ibride vendute due anni fa non possono più circolare in certe zone, quindi la politica sta già facendo pugni con se stessa, quindi a Milano hanno l'idea che uno debba cambiare l'automobile ogni due anni o abbiamo un problema serio. Capisco che a Milano, ma se già le ibride non possono circolare, allora abbiamo un problema. Ruolo dell'industria, ruolo liberale, accademia, quello che dice Guido Conforti è assolutamente corretto. Però vorrei citare un esempio. Uno di quegli articoli che ho presentato all'inizio era frutto di un'iniziale proposta di un progetto europeo e poi di un progetto di rilevante interesse nazionale. Entrambi avevano preso punteggio alto e uno dei revisori, in entrambi i casi, ha detto questo progetto contrasta con l'idea che abbiamo di Green Deal e Fit for 45. Quindi il concetto dell'Accademia liberale c'è nella misura in cui i docenti si espongono ad essere liberali. Perché vi assicuro che non è né scontato né semplice. Io stesso ho ricevuto in modo abbastanza strisciante la sorta di minaccia del su queste tematiche smetti di parlarne perché sennò su certe cose non ti finanziamo più. Questo per darvi il quadro del fatto che è liberare per modo di dire, è liberare fino a un certo punto, dopo diventa non particolarmente liberare. Veicoli, l'impatto dei veicoli in Europa in termini di CO2, l'Europa contribuisce alla CO2 mondiale per il 7%, i veicoli incidono per lo 0,8% della CO2 mondiale complessiva, i veicoli europei. Quindi quando noi diciamo decarbonizziamo, supponiamo con uno sforzo epocale, la metà di questo 0,8 vuol dire che stiamo recuperando lo 0,4 su scala mondiale. Cina e India crescono al 5% all'anno e noi ci mettiamo 20 anni per arrivare a quel valore lì, deindustrializzando e desertificando dal punto di vista industriale un intero settore con a rischio 5 milioni di persone. Questi sono i numeri reali che non vengono mai sostanzialmente tirati fuori. Poi ci chiediamo per quale motivo chi faceva acciai speciali in Finlandia ha iniziato a esportare la produzione di acciaio fuori, pur essendo tra i migliori produttori di acciaio al mondo, perché in Europa 20 anni fa e 15 anni fa qualcuno ha iniziato a dire devi fare meglio, dice meglio di chi? Sono già il migliore in questo campo, dice devi fare meglio comunque, e le aziende hanno preso e esternalizzato. Ultimo aspetto, materiali, riciclo. Io sono un sostenitore del manufacturing, lo racconto da decina d'anni. La Regione Liguria ha appena fatto un bando proprio sul manufacturing, sulla possibilità di riciclare a livello ministeriale, eppure c'è un problema enorme dal punto di vista normativo. Nel 2015, quando andai giù in audizione al Ministero, ministro, che cosa facciamo per il manufacturing? Quali tecnologie e quali altre cose? Forse ho già raccontato in essere vecchio con l'arteria. E io dissi, guardate, la prima cosa da fare è cambiare la legge sulla gestione dei rifiuti, perché allo stato corrente la legge non permette di fare questo tipo di cose, non è un problema tecnologico. 2015, 2022, qualcosa si è mosso, la legge è ancora carente sotto moltissimi punti di vista, quindi c'è un problema legislativo in Italia sulla gestione del rifiuto e sul recupero e riciclo delle materie prime che hanno. Per quanto si riesca a riciclare, non possiamo sostenere quei tassi di crescita, ma sicuramente detensiona la catena dell'approvvigionamento e ti permette di comprare tempo. Io dico sempre la demanifattura, il riciclo non sono la soluzione a quegli incrementi di utilizzo dei materiali, ma compri tempo per detensionare il sistema e trovare canali alternativi. Il problema è complesso, manca di coerenza. Il problema delle miniere, giustamente posto, guardate che 6 mesi fa esce su tutti i giornali l'articolo in Svezia, guardate, grande giacimento di litio, abbiamo risolto il problema delle batterie.
Peccato che nessuno ha chiesto agli svedesi che cosa ne pensassero. Quella era una zona mineraria già nota, il giacimento è noto, perché vorrei che fosse chiaro. Non è che i giacimenti li scoprono. I giacimenti sono noti da diverse decine di anni. I minatori, che sono poi tra le società più capitalizzate al mondo, sanno come sfruttarli con 15-20 anni di anticipo. Quando tu vai a comprare il materiale, ti metti in lista e fai degli accordi strategici per l'acquisizione del materiale. Il problema è che in Svezia non hanno nessuna intenzione di aprire la miniera, e anche nella misura in cui l'aprissero, tra quando faccio la prospezione ed estraggo la prima tonnellata di litio, passano 15 anni. La transizione al litio è già finita, cioè avremo già le batterie su un'altra tecnologia. Questo per dirvi che il problema l'ha affrontato in modo serio e coerente, e purtroppo quello che rileviamo in modo oggettivo è che negli ultimi 5-6 anni questo problema non è stato affrontato in modo serio e coerente. Questa è l'unica evidenza che abbiamo. I cinesi, nel bene e nel male, l'hanno affrontato a loro modo, in modo coerente, quantomeno hanno applicato coerenza, e la coerenza paga in questo tipo di scelte. Sì, ma proprio un minuto. Sì, un minuto, cioè abbiamo finito. Allora, io non ho mai guidato un'auto elettrica né uno scooter elettrico. Amici che hanno delle Tesla mi dicono che in realtà sono delle macchine straordinarie. Lo dico mio malgrado. Quindi credo che la linea non sia, ma in fondo le auto elettriche non sono così belle. Credo che il punto sia, dobbiamo ragionare di come ci si arriva, e se vogliamo avere solo auto elettrico, vogliamo immaginare un mondo plurale in cui c'è un po' di idrogeno, anche un po' di e-fuel, forse per i trasporti pesanti in autostrada gli e-fuel possono anche essere sensati, mi dicono, eccetera. Il tema della società aperta è un tema sacrosanto. Cioè, mi fa piacere che tu l'abbia sollevato, perché non vorrei essere stato in qualche misura anche frainteso in un mio elogio della Cina. Hai perfettamente ragione, la vicenda del figlio unico è stata drammatica, alla quale peraltro, se vogliamo aggiungere, si è aggiunta la pratica degli aborti selettivi, perché i cinesi volevano un figlio maschio, quindi è stata una cosa atroce. E quindi assolutamente hai ragione, noi siamo qui a discutere, in Cina non stanno a discutere quello che il governo ha deciso, noi ci siamo permessi di dire che Timmermans aveva sbagliato, in Cina nessuno lo può fare, quindi diciamo che indubbiamente io sono totalmente in sintonia con te. Si discute, c'era sull'ultimo numero qualcos'altro, che diceva forse noi siamo solo tattici, quelli sono strategici, che differenza c'è fra la tattica e la strategia? Non credo, io credo nella superiorità di lungo termine delle società aperte, ci credo, però effettivamente è possibile che con le elezioni europee dell'anno prossimo ci sia una correzione di rotta, che non so, ecco, può essere che migliori un pochino l'approccio europeo, ma viva la società aperta. Sulle miniere credo che ci sia una sorta di sottile, ipocrita neocolonialismo, per cui a noi va benissimo prendere il litio che viene dalle miniere del Congo, dove non ci sono parametri ambientali, non ci sono tutele dei lavoratori, e poi facciamo quelli con l'anima candida e andiamo in giro con le Tesla. C'è qualcosa di profondamente ipocrita in questo, quindi credo che dobbiamo fare i conti con la nostra coscienza. Di ipocrita e anche di paradossale, perché alla fine, come giustamente diceva Flavio, quando ben noi elettrificassimo il 100% delle auto elettriche, non salviamo il pianeta. Quindi perché lo facciamo? Qualcuno dice perché vogliamo conquistare una leadership tecnologica su questi terreni. Abbiamo detto che forse è tardi e che comunque è tutt'altro che semplice, e io mi permetto di dire che se non correggiamo la rotta non ce la facciamo. Può darsi che correggendo la rotta ci si possa fare, ma diciamo che forse lo facciamo anche per dei sensi di colpa atavici, perché siamo stati colonialisti noi europei, perché abbiamo fatto un sacco di cose nella storia, perché abbiamo inquinato per primi il mondo, quindi c'è anche un sorta di senso di colpa dietro a questa nostra volontà di essere i primi a elettrificare. Questo senso di colpa, per carità, può anche avere
delle basi, ma allora se abbiamo dei sensi di colpa evitiamo di inquinare ulteriormente il Congo con le miniere a cielo aperto. Grazie, grazie mille Luca, grazie Fabio. Grazie a tutti, appuntamento al prossimo lunedì. Avremo ospite Laura Cancedda, che è una ricercatrice dell'IIT, direttore del laboratorio di neurosviluppo e disturbi del neurosviluppo, che ci parlerà della ricerca di base, dal passaggio da ricerca a una startup per lo sviluppo di farmaci per l'autismo. La sua strada lunga e tortuosa. A venerdì prossimo, arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci. Buongiorno.